Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento degli incontri con l'autore di Leggiamoci Su, una rubrica che da diverso tempo ci permette di ospitare autori emergenti e ormai affermati provenienti da varie parti d'Italia. Oggi siamo andati fuori provincia in qualche modo, siamo usciti di poco penso, no? Ai margini, ecco. E abbiamo qui un amico che è diventato amico da subito e questo lo dobbiamo ad una nostra amica che è qui con noi ed è Pierfausta Portella, che ha fatto da gancio, ha dato l'opportunità a Leggiamoci Su di conoscere una persona straordinaria che è Riccardo Cristiano. Benvenuto Riccardo ai nostri appuntamenti, ma soprattutto nella nostra compagnia. Io vi ringrazio perché comunque, ripeto, ci si sente subito a casa. Poi effettivamente, come dicevi tu, io ringrazio Pierfausta, ci lega un'amicizia decennale, questo ve lo possiamo dire. Poi è bello comunque essere in un posto calabrese a parlare della Calabria, a parlare comunque di un romanzo, di un racconto che riguarda la Calabria. Ecco, accanto a lui, prima di entrare nel vivo del tema, presento e colui che ha voluto che questa storia si concretizzasse. Riccardo l'ha scritta, ma in realtà Marco Marchese ha fatto in modo che diventasse di tutti, quindi venisse pubblicata. Marco Marchese è direttore della casa editrice e officina editoriale da Cleto. Grazie Marco per essere stato per aver accettato l'invito anche tu ed essere qui con noi. Grazie mille a te. Sì, io sono il fabbricante di libri. Che cosa bella, il mestiere più bello del mondo, almeno per quanto mi riguarda. Dicevo, stiamo per entrare nel vivo, ma lo vogliamo fare in un modo diverso, in un modo accompagnandovi proprio all'interno della storia in questo modo. Un racconto che è una ricerca di sé, la compagnia dell'amicizia vera, disinteressata, la difesa della propria terra e della natura, ma anche una storia archeofantasy che conduce il lettore in un mondo nel mondo. Il personaggio del lupo, il branco che ha scelto di seguirlo nelle sue avventure, rappresentano un passaggio chiave nella vita della storia stessa. Scopriremo così che tutto non è come appare, dovendosi confrontare e lottare con chi vorrebbe far prevalere l'interesse di pochi sul bene di tutti. L'ambientazione calabrese, sullo sfondo di Lamezia Terme con le sue montagne, mostreranno all'avventore che si cimenterà nella lettura del libro ricordi di un tempo che sembrava dimenticato. Dov'è la 40ª porta, vi chiederete appena incontrato il lupo e la sua compagnia? E quali misteri sono celati al suo interno? Iniziate il viaggio, dalla prima pagina, e capitolo dopo capitolo prenderete anche voi consapevolezza delle meraviglie nascoste in Bella Vista. Scusa, ho una domanda. Dai. Ecco, grazie Marcello che presta la voce ad uno dei racconti più belli degli ultimi tempi. Mi tengo, diciamo, in questo ambito più ristretto, ma spero di poterlo dire anche dopo averne letto tanti, ma davvero una storia molto appassionante che ovviamente non vi svelo, perché voglio che su questo viaggio, su questo percorso ci faccia da guida proprio chi l'ha ideata, chi l'ha pensata, chi l'ha sentita e poi ha dato sfogo alla sua penna. Riccardo. Allora, cosa dire? Sicuramente questo è stato un racconto che è nato, io dico da un'esperienza personale, perché poi all'interno del romanzo è sempre una ricerca di sé che ti guida. C'è questo personaggio che è il lupo, questo lupo all'inizio pensa che sia la rabbia un po' a farlo diventare tale, a trasformarlo, quindi ne ha paura, si sente una persona diversa dagli altri, un po' sai, la diversità c'è sempre nei racconti, però capisce che non è poi tanto diverso dalla compagnia che non ha scelto lui personalmente, ma si è trovato. Casualmente ognuno di questi componenti ha una caratteristica, una capacità che li rende unici. La cosa che li lega è sicuramente l'amicizia, ma anche la voglia di difendere il territorio, di non piegarsi magari e non girarsi dall'altra parte.
ci sono personaggi che secondo me sono molto, come dire, simbolici. Io ne potrei raccontare uno che per me è nel cuore. Infatti io ci tengo tanto a dedicare questa presentazione a Fabio, che Fabio è una persona che per me è importante nella vita, lo è stato in passato, lo è ancora adesso, perché ho voluto renderlo vivo ancora di più in questo libro, ed è un personaggio che riesce sempre a trovare le soluzioni quando gli altri suoi compagni non riescono, perché lui è uno scienziato, ecco, è una persona che comunque ama molto l'ingegneria, la scienza, ed è un disabile, che non si ferma alla sua disabilità, ma decide di essere tanto abile quanto gli altri perché lo distingue l'intelligenza. Quindi si costruisce un esoscheletro perché ha la distrofia muscolare, quindi non potrebbe, diciamo, essere autonomo, e diventa autonomo con questo esoscheletro. Allo stesso tempo poi ha alle sue spalle degli scienziati che gli costruiscono dei marchingegni che saranno molto utili alla compagnia, e questo li fa essere diversi dagli altri, in quanto riescono ad arrangiarsi in una vita che spesso gli mette dei paletti. Quindi Fabio è importante proprio per questo, perché è un legante per il gruppo. Nel libro si capisce anche che dà dei consigli a Riccardo, che chissà come mai il lupo si chiama come me, ma non lo so, ed è sicuramente una persona speciale. Fabio, questo lo devo dire, è originario di Cetraro, che poi è un posto anche qua vicino, però poi per ragioni varie sposta, diciamo, un po' anche la sua residenza, diciamo, nei pressi della, diciamo, della base, ecco, che sta a Lamezia. Però in realtà poi nel libro si sposteranno, andranno in giro non solo per la Calabria, arriveranno a Roma, e questo però poi, non so, ne parleremo anche più in là, per non spoilerare troppo il libro e per non, diciamo, dare al lettore troppi indizi. Ecco, siamo arrivati a buon punto in realtà, perché già no, però è più che altro stimolato la curiosità, almeno spero sia così. Sì, Sirio, più tardi ti faccio fare la domanda. Passiamo adesso la parola al direttore della casa editrice, che ci spiegherà innanzitutto come è partita questa storia, la voglia proprio di concretizzare, ecco, quindi di far diventare realtà questo libro, e soprattutto che cosa succede all'interno di una casa editrice quando arriva una bozza. Beh, questa è una grazie prima di tutto, grazie per l'ospitalità. Io sono molto contento di essere qui stasera, perché con Riccardo in questo tour che abbiamo organizzato, in questo tour calabrese, toccheremo principalmente piccoli centri, quindi questo qui è di buon auspicio, perché di solito le cose si organizzano in città oppure nel periodo estivo, nelle zone della movida, e invece c'è tanto bisogno di animare e movimentare anche i piccoli borghi, i piccoli paesi, le zone d'entroterra. Beh, la casa editrice è una casa editrice giovane, è nata a novembre del 2019. È nata a casa quasi casualmente, perché io e Riccardo viviamo sotto lo stesso tetto, e allora è arrivato il momento che Riccardo ha completato il suo primo libro, perché La compagnia del lupo, la 46ª porta, è la sua seconda opera. Allora lì, a quel punto, si è posto il problema di dobbiamo trovare un editore per pubblicare questo libro, no? E quindi io sono andato ad aprire un cassetto che era stato chiuso ma più di 30 anni fa, se faccio il conto sono più di 30 effettivamente, perché a 18 anni, quindi nel lontano 1989, io aprii una casa editrice, che però non ebbe molta fortuna in realtà, no? Perché un 19enne senza mezzi, senza esperienza, ebbi un'intuizione, diciamo, brillante, che però non sono riuscito a concretizzare per questi problemi. Io non so se vi ricordate ai tempi che esisteva un giornale di annunci che si chiamava Il Mercatone, che era diffuso, insomma, in tutta la Calabria. Volevo realizzare quello, però ahimè non ci sono riuscito, quel cassetto si è aperto e si è chiuso. L'opportunità di riaprirlo
più di 30 anni dopo me l'ha dato Riccardo, mi ha detto vabbè, allora sai che c'è, la fondo io la casa editrice e te lo pubblico io il libro, con un po' di esperienza in più sulle spalle, un po' qualche mezzo in più, e così abbiamo fatto. Allora da lì poi dopo cosa è successo? È successo che non mi sono fermato solo alla pubblicazione del primo libro di Riccardo, ma ho continuato a pubblicare, sono incominciato ad arrivare gli iscritti e quindi adesso siamo arrivati al ventesimo volume nel catalogo, e ce ne sono in uscita un'altra decina da qui alla fine dell'anno, quindi il catalogo ha preso forma. Cosa succede? Poi qui ti posso raccontare qualche curiosità, come nascono i libri di Riccardo. Assolutamente, ecco. Nello specifico parliamo proprio di lui. Ecco. Vivendo sotto lo stesso tetto nascono in un modo molto particolare, perché io e Riccardo, appunto vivendo sotto lo stesso tetto, non abbiamo bisogno di darci un appuntamento, e allora quindi nascono, voglio dire, fra la cucina e il soggiorno, ecco, ci si dà appuntamento lì e si discute poi dei particolari e tutto il resto. Poi naturalmente c'è l'attività della casa editrice. Cosa succede quando arriva un manoscritto? Si continuano a chiamare romanticamente manoscritti, ma non arrivano più scritti a mano, per fortuna direi io, no? Perché arrivano via mail, arrivano alcune volte anche via WhatsApp, quindi si utilizzano i nuovi strumenti elettronici e tecnologici. La casa editrice fa una cosa molto semplice: incomincia ad analizzare il testo, si fa anche un test di lettura con delle persone, ci sono delle schede che si compilano, e quindi se questi test danno un esito positivo, cioè nel senso se la storia c'è, allora lì poi si fanno delle cose pratiche, che può essere la semplice correzione della bozza, quindi la verifica del testo, vedere se i punti e le virgole stanno nei posti giusti, oppure alcune volte può capitare che la storia c'è, però ancora non è maturo quel testo e quindi ha bisogno magari di un editing. Ecco perché la casa editrice l'ho chiamato Officine Editoriali d'Acleto, perché le officine, nelle officine le cose si aggiustano, si riparano, c'è un grande lavoro dietro, c'è l'artigianalità delle cose, e quindi si creano. Ecco, questo è quello che succede in breve. Poi naturalmente c'è tutto quanto un mondo dietro, per carità, e soprattutto tante difficoltà, perché aprire una casa editrice oggi di sé, aprire una casa editrice, voglio dire, non è una cosa semplice. Non si può andare certo con l'idea di fare un'impresa per guadagnare dei soldi, certo. Ecco, e poi aprirli in Calabria è ancora più difficoltoso. Quindi sono dei piccoli miracoli che avvengono ogni giorno, che ci danno l'opportunità di salire un po' più in alto. Quindi penso che lo scrittore sia, essere scrittore significa avere ricevuto un dono da Dio, e avere un riferimento come una casa editrice significa avere avuto da Dio il mezzo per poter diventare uno scrittore. In qualche modo riusciamo a chiudere, ecco, a congiungere questi due anelli. E diciamo che noi diamo forma alla materia. Ecco. È appunto un piccolo miracolo che si completa. Voglio passare un attimo a Riccardo con delle domande. Abbiamo deciso di farle a sorpresa, sì. Anche io voglio fare delle domande. Sì, subito dopo ti do la parola. Il libro parte da un'idea importante, che è quella dell'amicizia. La definisco idea perché bisogna innanzitutto avere un quadro chiaro di che cosa rappresenti, e poi ovviamente è un sentimento, quindi alla fine si tratta sempre di un sentire. Perché scegli di ambientarlo in Calabria, di mescolarlo all'amicizia, quindi a questo sentimento, e perché lo concepisci proprio come un viaggio? Allora, sono tre domande molto belle. Allora, l'amicizia, io penso che rappresenti un aspetto della vita di tutti noi, sia nella fase, magari, non so, quando sei piccolo, poi l'adolescenza, e si evolve tanto. Alle volte sei da solo, ti senti solo, e poi scopri invece che non lo sei. Quando è che scopri che non lo sei? Quando tu trovi persone vicino a te che condividono qualcosa, però devi cercarle, quindi ti devi mettere in viaggio.
Il viaggio è dentro di te e al di fuori. Io ovviamente lo ambiento in Calabria e parlo di amicizia perché ho fatto molte escursioni nell'arco della mia vita e all'interno delle escursioni ho scoperto persone che condividevano la mia stessa passione, che era quello del camminare, del raccontare la storia, del vivere la natura in maniera non tanto selvaggia quanto senza troppi percorsi già prestabiliti. Infatti, facendo parte di un'associazione naturalistica, i percorsi alle volte li creavamo proprio noi. In quel contesto si creavano dei momenti di convivialità, magari si mangiava insieme, si scrivevano insieme delle storie, si scoprivano dei toponimi che magari noi non sapevamo. Ad esempio io penso al Colle dell'Infinito, che non si chiamava Colle dell'Infinito, si chiamava Polveracchio ed era anche un toponimo particolare, ma in realtà è semplicemente un affaccio di una località che si chiama invece Acqua Fredda. Quindi l'amicizia rappresenta, almeno per me, e ho cercato di rappresentarla proprio nel libro, un viaggio all'interno di un'avventura e che ti riporta a casa a volte, perché tu quando sei con una persona ti senti a casa in qualunque luogo. Quindi vivere magari un'esperienza di amicizia vera ti fa scoprire te stesso, ti fa scoprire l'altro, perché l'altro magari è diverso da te, può sentire le cose in maniera diversa, ma c'è qualcosa che vi unisce e in quel momento la cosa che vi unisce conta molto di più di quello che invece vi rende diversi. Questo viaggio è iniziato e penso sia ancora, stia continuando, ma se così non fosse, e magari si è già concluso, cosa ti ha lasciato? O se non si è concluso, che cosa ti aspetti ancora di trovare? Allora, il viaggio secondo me non si conclude mai. Io penso a una poesia che si chiama Itaca, molto bella, che parla del godere del viaggio, non pensare all'arrivo, alla meta, perché la cosa più importante è godersi quello che noi stiamo vivendo adesso, cioè il presente. Per quello che mi è dato, diciamo, di poterti raccontare, ecco perché parlo di ricerca di sé. Io non penso al passato con rimorso, rimpianto, ogni tanto un po' con nostalgia. Non voglio pensare al futuro come qualcosa che mi fa non vivere bene come sto oggi. Io vivo il presente, quindi io nel presente ti posso dire che affronto ogni giornata come qualcosa di veramente bello e nuovo. Ogni singola cosa che mi capita sono contento, e le avventure che stanno avvenendo dentro di me, perché poi comunque questa è una trilogia, quindi io la immagino come una trilogia, e mi vengono in mente ogni volta delle cose da scrivere, perché io vivo in questo mondo, diciamo, creato dal nulla, dove questi personaggi hanno la voglia di esserci l'uno per l'altro, hanno la voglia di scoprire cose nuove, perché c'è la curiosità che è principe dei bambini, però in realtà dovrebbe far parte anche degli adulti. Quindi se smetti di essere curioso, se smetti di cercare qualcosa, non arrivi, però anche il non arrivare è bello, perché ti spinge ad andare oltre quello che sono, diciamo, i tuoi limiti. Tu che li conosci di più, noi li abbiamo conosciuti leggendo, ma tu li hai pensati. Come stanno adesso questi personaggi? Allora, questi personaggi sono personaggi che secondo me hanno iniziato a capire chi sono anche loro, perché poi succede questo: l'autore scrive un libro e riesce a notare magari dei dettagli che il personaggio non nota. Quindi io ho cercato di mettere ovviamente la personalità di personaggi reali, perché queste persone esistono davvero, in più tirando fuori quello che secondo me sono gli aspetti che mi hanno permesso di crescere, mi hanno permesso anche di penso essere una persona migliore di quello che ero magari, non so, 3 anni fa, 10 anni fa, e sono persone che rappresentano nella mia vita una svolta. Ce ne saranno altri, perché questa è la cosa bella della vita. Anche se una persona è di passaggio, ti lascia comunque qualcosa. Quindi un'amicizia può anche terminare, però ti ha lasciato in quel momento qualcosa che ti ha cambiato e che ti è servito in quel preciso istante. C'è una frase molto bella che dice portami non dove voglio essere, ma dove devo andare. E la stessa cosa vale per gli amici. Cioè, gli amici non sempre te li scegli tu.
ti vengono affidati da qualcuno. È un po' come la frase di Paolo Coelho che dice che le anime si scelgono prima ancora di vedere i corpi, e io penso che per l'amicizia sia la stessa cosa. Per insegnarti poi qualcosa. Sì, esatto, quindi voi vedrete nel libro anche dei personaggi che al momento sono marginali e che poi magari nel secondo e nel terzo diventeranno più presenti. Ma perché? Perché comunque io ho voluto dare dei flashback. Ogni personaggio mi ha lasciato qualcosa, mi ha insegnato qualcosa, e vorrei che questa persona potesse, diciamo, insegnarlo anche a qualcun altro. Bellissimo questo. Volevo fare un'altra domanda a Marco. Tralasciando la parte, diciamo, editoriale, ecco, quindi il lavoro che hai dovuto compiere su questo libro, che ti ha costretto a fare degli straordinari, penso, visto che eravate a casa. Assolutamente. A tappe forzate. Sei stato comunque un lettore. Che cosa ti ha lasciato questo libro? Allora, il libro di Riccardo è interessante perché prima di tutto ti cattura immediatamente, perché parte con un prologo spettacolare. Quindi no, davvero, cioè, il prologo è importante, cioè. Poi Riccardo ha un modo particolare di scrivere. Lui sia il primo che il secondo libro lo ha scritto utilizzando una tecnica un po' particolare, che è quella dei capitoli brevi. Cioè, questi qui sono quei libri che in pratica si leggono tutto d'un fiato, no? Proprio perché il capitolo breve ti incita a dire, ad un certo punto tu incominci a leggere, leggi un certo numero di capitoli, si fanno le 11 di sera, allora tu dici vabbè, ma siccome il prossimo capitolo è soltanto 4 pagine, ne leggo un altro, ne leggo un altro, ne leggo un altro, arriva all'una e ti finisce il libro, voglio dire, però hai fatto la nottata, ecco. Quindi questo qui è particolare. Poi la cosa interessante è che dentro ci ha messo la valorizzazione del territorio. Cioè, questo qui è il primo archeofantasy calabrese. Cioè, già il genere archeofantasy non è, diciamo, molto diffuso. Poi sul territorio, cioè calato sul territorio, la storia è una storia fantastica che però ripercorre luoghi veri, luoghi che si possono andare a visitare con personaggi veri. Prima ridevo un po' sotto i baffi, no? Perché dicevo, guarda, siccome poi dopo i rapporti si trasformano, no? Quando il libro è puramente di fantasia, se tu hai a che fare con un'autobiografia, allora devi essere fedele a oppure devi raccontare una cosa che è successa e non la puoi modificare perché sei obbligato agli eventi. Ma quando la storia è completamente di fantasia, lì ti puoi divertire. Allora qualcuno magari di quei personaggi, ad un certo punto, se si dovesse modificare il rapporto, allora si lavora con la penna e dice, ma che faccio? Cioè, non è che lo cancelli del tutto, però ti puoi inventare la qualunque. Cioè, quello che nella realtà purtroppo non sempre può succedere. Assolutamente. Non puoi cancellare. Però qui sì, perché guarda, la cosa più curiosa che mi è successa, appunto, nel taglio e cuci di alcune cose fantasiose, dice, ma che dobbiamo fare con questo personaggio? Dice, guarda, lo cancelliamo da tutto? No, lo trasformiamo, gli facciamo fare questa cosa qua, eccetera eccetera. Poi succedono delle cose e prima mi era venuto in mente, sorridevo, voglio dire, fra me e me, no? Perché leggendo un manoscritto, arriva un manoscritto di un libro che pubblicheremo, che però ha avuto bisogno, diciamo, di un certo editing. È un libro, tutto quanto, un romanzo basato sulla fantasia e tutto quanto il resto. Poi ad un certo punto si sposta negli Stati Uniti, quindi c'è, diciamo, un paio di capitoli della storia che si svolgono a New York. E a New York, ad un certo punto, nella narrazione spunta una macchina dei carabinieri. Allora ho detto, no, pietà, no, ti prego, no, i carabinieri a New York, no. Allora, qui prendiamo subito proprio il tasto canci, quella parte lì, via completamente, perché non si poteva sentire. E l'ultima cosa che ti voglio dire è questo. Scrivere è bello perché, come dice il mio amico e scrittore Emilio Grimaldi, chi scrive vive due volte. Poi dipende anche dal numero dei libri, forse 3, 4, 5. Però attenzione, chi legge invece ha la possibilità di vivere un numero enorme di volte, perché sono dei veri e propri viaggi. Allora quello che c'è da fare è veramente promuovere la lettura, perché chi legge porta sempre qualcosa dentro di sé. Quindi il pregio, ad esempio, della Compagnia del Lupo, la 46ª porta,
e che attraverso una storia fantastica che non ha un'età di riferimento, il fatto che sia un fantasy non vuol dire che è appannaggio soltanto degli adolescenti oppure di chi è giovane in quanto tale. Cioè, questo qui è un libro che va bene per tutte le età, e il pregio che ha è quello che ti porta in alcuni luoghi e te li fa visitare, in alcune circostanze ti fa venire pure la voglia di andarla a visitare. Ti dice: ma io adesso la Gurna a Lamezia Terme ce la voglio andare a vedere, ed è interessante. Oppure questo panorama di cui parlava prima, l'acqua fredda, voglio dire, il colle dell'infinito, l'acqua fredda, cioè ti viene veramente la voglia di andarla a vedere, ecco. Grazie per questi dettagli comunque che ci hanno arricchito. E io volevo sottolineare, soprattutto per chi non c'era prima, che Riccardo al suo arrivo ha fatto una panoramica di Fagnano proprio con il suo drone, quindi abbiamo avuto l'onore, possiamo dirlo, di avere un servizio fotografico dall'alto che rimarrà comunque un ricordo di Fagnano, quindi davvero la promozione dei piccoli borghi, delle aree interne. E se il libro è volto anche a promuovere e a valorizzare la nostra zona, le nostre zone, la nostra terra, è un dono che davvero arriva graditissimo. Posso dire una cosa proprio su questo? Cioè, ad esempio, io avendo fatto delle escursioni, no, io pensavo questo, sai, come fai a sollecitare le persone a visitare un luogo? Se tu fai una guida turistica, la persona la legge o non la legge, però se la ambienti un racconto in un posto che ha delle peculiarità, come ripeto, io ho parlato anche di Cleto, quindi del castello, ho parlato della storia di Cleto, quindi della regina Cleta, ma gli altri due li ambienterò anche in altri posti della Calabria. Per me era essenziale questo, non far perdere le leggende, perché cosa mi capitava quando andavo a visitare un posto per fare delle escursioni e per creare proprio il percorso? Vedevo dei posti piccolini come Serra Castagna, che è una frazione proprio del comune di Lamezia, dove ci sono pochissimi abitanti, e trovi magari la vecchietta che abita da sola, si fa tutto lei con l'orto e ti raccontava quello che c'era prima in quel posto, quindi come si è spopolato, e ti raccontava, non so, la leggenda della fata che stava lì alla cibbia, che sarebbe una vasca d'acqua per chi non sa che cosa è la cibbia. E a me queste cose piacciono, perché io penso questo: la persona poi non ci sarà più, però perché deve morire il paese, deve morire la leggenda, deve morire la storia? Quindi la ragione per cui ho scelto di scrivere La Compagnia del Lupo è proprio questa, cioè anche gli amici, i compagni non vogliono proprio la dispersione della storia. Le leggende che sono scritte al suo interno sono vere, perché sono delle leggende, poi vengono un pochino come dire, accentuate da alcuni dettagli che ho potuto creare per ricollegare i vari territori, ma io credo nella storia calabrese, nella storia delle persone che raccontano la storia, e non voglio vedere un posto spopolato, anzi io sono per la ripopolazione dei piccoli centri, dei borghi e lo spopolamento delle città. Benissimo, tutti in paese. E qui un meritato applauso. L'ultima, e poi davvero ti lascio andare, ma Riccardo è un personaggio del libro? Allora sì, Riccardo è l'alter ego, cioè il lupo ha molto di me, o io ho molto del lupo, non lo so, però di certo è questo quello che caratterizza il personaggio. Il personaggio è in eterna lotta con se stesso prima di tutto, perché non si spiega come mai a lui sia capitato questo destino, poi lo accetta, ci sono dei momenti in cui non riesce ad accettarlo completamente, e allora intervengono gli amici. Arriva l'avventura e decide di seguire questa storia per capire chi è lui, ma anche per capire perché lui è lì, in quel posto. Quindi decide di non voltarsi dall'altra parte, trova questi amici, ne scoprirà altri, scopre che le risposte alla fine ci sono, basta soltanto cercarle, e che questa ricerca continua lo rende più vicino alle risposte che lui già sa. Perché poi questa è la cosa che penso rappresenti ognuno di noi. Ognuno di noi ha le risposte, però è annebbiato così tanto dalla realtà, dalle circostanze, da perdere di vista la strada. E invece la strada è quella che ti dà delle risposte. La strada significa mettersi in cammino quando, per esempio, la vita ti butta addosso, non lo so, delle situazioni che ti sembrano insostenibili. Invece no.
il lupo in questo caso decide di seguire il suo istinto, di seguire la natura, perché spesso e volentieri noi pensiamo di essere la razza più intelligente, l'essere umano invece secondo me dovremmo imparare molto dalla natura e dagli animali per il rispetto che hanno gli uni degli altri, e soprattutto dovremmo tornare un attimo a capire che cos'è il nostro istinto, quindi seguire anche le impressioni, quelle sensazioni che invece lasciamo a... non le seguiamo per paura. Infatti il lupo molte volte ha paura di spaventare gli altri, e invece no, invece seguendo se stessi si superano le paure perché li si guarda in faccia. Forse perché siamo un po' troppo plagiati dal giudizio degli altri, quindi invece il lupo ragiona con la sua testa, con l'istinto. Ecco, è quello. È stato per noi, a parte un onore, lo abbiamo detto ancora prima di vedervi, ma un momento davvero di riflessione e di leggerezza, quindi vi ringraziamo per questo, sperando di rivedervi con una prossima opera, o anche per ripetere questo, perché c'è tanto da dire ancora, quindi lo potremmo davvero sviscerare. Vi ringrazio a nome di tutta l'associazione Leggiamoci Su, ringrazio chi ha partecipato, la nostra cara signora Maria che finalmente arriva a trovarci, grazie, e ci segue da sempre proprio dalla città, quindi lei è testimone di questo. Non lo so, ci sono domande? Qualcuno vorrebbe... Ecco, Sirio. Abbiamo una domanda, dai. Io sono contento che Sirio... Questa la temi, eh? No, io potrei mai temere Sirio. Ok, ricordate che sono molto impaziente, quindi state attenti. Ok. Ok. Ho una domanda, anzi, più domande, non vi dirò quante. Almeno una, però. Almeno una palla, veloce. Ok. Perché dice la 40ª porta? Beh, domanda, ma dove sono le altre 39? Ci sono altre oltre la 40ª? Quante domande ci sono? È intelligentissima questa domanda. Guarda che proprio... Allora, posso dire la verità? Allora, questa domanda non me l'ha mai fatta nessuno, però è una domanda molto intelligente, lo sai perché? Perché uno dice la 40ª porta, quindi o ce ne sono 39 prima, o ce ne sono più di 40, giusto? Potrebbero essere anche di più, quindi è giusta la domanda. Io ti dico che la 40ª porta c'è da qualche parte e ce ne sono sicuramente anche più di 40. Ti faccio uno spoiler, ecco, ti dico che ce ne sono più di 40 e ce ne sono anche meno di 40, e bisogna cercarle, perché all'interno di queste porte, io le chiamo porte nel libro, attenzione spoiler, ci sono delle cose o ci sono dei tesori, perché a volte noi pensiamo che i tesori sono soltanto gli oggetti preziosi, i soldi, invece no, all'interno della 40ª porta potrebbe esserci qualcosa di molto più di valore dei soldi e di tutto l'oro del mondo. Sì, adesso dobbiamo forse andare a leggere allora. Forse anche risolvendo un'equazione di matematica impossibile come 8 più 2. Ma lo sai che nel libro ci sono anche delle teorie e delle equazioni, quindi ti potrebbe interessare il libro? Mia mamma ce ne ha. Una copia sicuro. Dedica. Ce n'ha uno con dedica. Sì. Quindi da stasera tu fai così. Devi prendi un pezzettino del libro, lo leggi quando ti va, e poi se vuoi mi messaggi tramite la mamma e mi dici che cosa ti è piaciuto o anche cosa non ti è piaciuto. Accetto i consigli, eh. Magari nel prossimo libro potrebbe esserci un personaggio che si chiama Sirio. Ok, ok, un'ultimissima cosa, okay. Per favore. Ok, grazie per tutti, grazie mamma e papà per farmi nascere. Grazie. Con la passione per i libri, vero? Perché sarai uno scienziato. Tutti, non so come vi chiamate. Ah, pensavate che dicevo, vi voglio bene. No. Non so come vi chiamate. Ditelo in chat. Grazie. Va bene, grazie Sirio. Grazie. Però grazie. Vedi, ha fatto delle belle domande. Ma sì, ma Sirio è uno dei bambini che ha frequentato di più Leggiamoci Su e ha dimostrato di essere davvero molto avanti rispetto all'età che ha. Faceva comunque era... L'ha sempre desiderato essere uno scienziato e dimostrava di poterlo comunque fare, quindi aspettiamo che questo sia. Aspettiamo questo libro. Diciamo, finora abbiamo partecipato solo ad una favola, sì. Perché hanno fatto una bellissima
cosa hanno chiesto ai bambini di scrivere. Hai letteralmente avuto la prima copia, giusto? Certo, non letteralmente la prima copia, però abbiamo comprato la copia con i libri, con i racconti. Loro hanno... Sono dei piccoli scrittori. Abbiamo fatto una raccolta di racconti da parte dei bambini, di fiabe, ecco. E Sirio ha parlato proprio di... Era il pulcino astronauta. Ah, il pulcino astronauta. Sì, che ti faremo leggere. Io spero che un giorno sia io a partecipare a una presentazione di Sirio. Magari, quindi, da chissà. Quello potrebbe essere l'introduzione per passare poi attraverso Marco. Vedo. Un editing. A raccontare davvero la storia di questo pulcino. Forse potremmo avere come... Squad compagnia e il pulcino astronauta crossover. Va bene, va bene. Allora, grazie davvero di tutto e a presto, e grazie a voi per aver partecipato. Grazie a tutti, grazie. Che bello.